News. Prego. In una democrazia il passaggio sarebbe le dimissioni del Premier e poi elezioni magari con una nuova legge elettorale. I paletti delle alleanze sono quelli che abbiamo visto in queste elezioni amministrative. Guardate, io insisto sempre su un punto che spero a poco verrà preso per buono, insomma. Così come in queste amministrative, prima ancora della svolta amministrativa o politica, si è mossa un'esigenza civica, così guardare oltre Berlusconi non significa in primo luogo guardare le combinazioni politiche, significa affermare un'esigenza di ricostruzione democratica e sociale di questo Paese. Quindi il messaggio ricostruttivo che diamo, sul quale avanziamo e avanzeremo proposte molto concrete, si rivolge largamente innanzitutto al centro-sinistra e da lì a tutte le forze politiche, sociali o elettorali che siano disposte ad una fase di ricostruzione che guardi oltre il quindicennio di populismo berlusconiano. Quindi, in sintesi, noi partiamo dal centro-sinistra, ma vogliamo un centro-sinistra che non si chiuda, che non chiuda le porte a tutti quelli disposti a guardare oltre Berlusconi, a partire dai fondamenti costituzionali di questo Paese. Questo è il nostro messaggio, che a volte si traduce in accordi politici, amministrativi, ne abbiamo avuti anche in questo caso, centro-sinistra con forze di centro. A volte, come si è visto anche in queste elezioni, aiuta la comprensione dell'elettorato cosiddetto moderato e di centro di dove sta l'estremismo in questo Paese. Quindi il PD non defletterà da questo messaggio che io sto dando da un anno e mezzo, perché riguarda l'Italia questo messaggio, non è che riguardi l'UDC o Sello, cose eccetera, questo messaggio riguarda l'Italia. Quando scenderà lo scenario, io non ho il cronometro eccetera, su questa esperienza, allora vedrete, sarete voi i primi, che verranno fuori improvvisamente i problemi. Perché per 2 anni, 3 anni, 5 anni, noi problemi zero in Italia. Quando finirà quella stagione, emergeranno problemi che sono molto seri in questo Paese, democratici e sociali. E a questo punto verrà più chiaro quel che sto dicendo. Verrà molto più chiaro quel che sto dicendo, che c'è bisogno di uno sforzo che vada oltre alle alchimie del politicismo. Questo terremo fermo e quindi noi apriremo le porte a chi è disposto a un ragionamento di questo genere. Ma io credo che abbiamo azzeccato l'analisi della situazione economica e sociale e abbiamo azzeccato le due note fondamentali. Prima nota, noi non siamo per l'uomo solo al comando, noi crediamo in una democrazia efficiente, il meccanismo del che pensi me non ha portato niente, questo vale per i sindaci, per il Presidente del Consiglio, per tutto. Quindi una certa idea di democrazia, l'idea di un governare guardando la gente dalla testa degli occhi e non da sopra. Questa è la prima cosa. La seconda cosa sono i grandi temi sociali, quelli che interessano la gente. Abbiamo battuto sul lavoro, sui redditi, dando concretezza alla nostra proposta. E quindi io credo che questa cosa l'abbiamo presa affermando con questo che insomma, non c'è possibilità di un'alternativa riformista democratica senza un ruolo centrale, decisivo del Partito Democratico. Questo è venuto fuori da queste elezioni, è una realtà di cui bisognerà da domani tener conto senza tante note a margine, diciamo così. Ecco, quel che c'è da fare è essere all'altezza di questo. Ho detto che noi siamo molto giovani,
e quindi non abbiamo risolto tutti i nostri problemi. Se crediamo a una democrazia non plebiscitaria, dobbiamo chiedere a una democrazia dei partiti. Se crediamo a una democrazia dei partiti, non possiamo riedire i partiti di una volta. E quindi noi ricominceremo da lì, da un tema, la democrazia, i partiti e quindi il nostro partito. Dobbiamo migliorare e ne discuteremo. Io vi dico che uno dei temi che solleverò e che, sul quale proporrò un percorso di lavoro alla prossima direzione sarà appunto questo, un partito all'altezza della riforma della democrazia, all'altezza della responsabilità che ha. Ma io vorrei un paese dove bastasse un amministratore delegato e un'autorità garante per risolvere tutti questi problemi. Io vorrei una democrazia così, ecco. Società civile, l'ho detto, ci siamo, se voi guardate cosa abbiamo fatto in questi mesi, dalle liste al taglio della campagna elettorale, io ho sempre detto riscossa civica, abbiamo esponenti di una società civile che mi piacerebbe a poco ribattezzare società civica, perché nei decenni che abbiamo alle spalle questo tema della società civile spesso è parso contrapporsi all'esigenza di avere una politica, ai partiti politici. C'è nessun paese al mondo che può fare a meno dell'elemento unificante che danno i partiti, che dà la politica. Ma con questo abbiamo bisogno di una società civica, cioè che scenda in campo direttamente, con la sua autonomia, che affianchi la politica, per cui i politici già si diano la mano. Questo nella modernità è la chiave e quando rifletteremo sul partito ancora nostro per i perfezionamenti da dare, questo rimarrà un tema di fondo. Grazie a tutti. Ci vediamo al Pantheon.